Yo, come stiamo? Andiamo! Oggi è domenica 7 novembre e oggi ho aperto altre due posizioni e questi saranno i miei weekly play, che però potrebbero diventare un po' più lunghi e diventare anche monthly. Però andiamo a vedere queste due posizioni che ho aperto. Uno è Dogecoin e l'altro è NEM. Allora, andiamo a vedere un attimo come si sta comportando Dogecoin. Stiamo guardando il daily chart. Possiamo vedere questo triangolo che viene spaccato da questa candela molto forte e con un volume molto alto. E stiamo facendo questo pullback che per me è abbastanza buono. Possiamo vedere che il volume rimane comunque basso. E anche quando cerca di scendere molto, rientrano altri player per andare in long. Quindi mi sembra un setting abbastanza buono. Abbiamo questa resistenza che è anche dove l'ho preso, potete vedere, l'ho preso a 0,26000 something. E questo è sia la mia resistenza sia il punto dove l'ho preso. Andiamo a vedere un attimo lo stop loss prima di parlare del take profit e del movimento che farà. 50% alla fine di questa candela verde e 50% alla fine di questa candela rossa. Comunque, che tipo di movimento mi aspetto che faccia? Penso che dovrebbe fare un tipo di movimento così. Quindi qua una U, però qua penso che non riuscirà a spaccarlo subito, a meno che non entra un volume veloce. Qua farà, sì, abbastanza brutto questo disegno, però una cosa di questo genere, un ABC e poi cercherà di risalire. O comunque sbattere più volte e poi cercare di risalire in questa maniera. Perché per me questo è un buon setting poi? Perché sono andato a controllare i volumi e i players in gioco e qua sopra in pratica non abbiamo niente, non abbiamo né resistenze né player qua sopra, quindi significa che non ci sono bag holders. Se non sapete che cosa sono i bag holders, andate a vedere su Investopedia. Un'altra cosa buona su questo grafico è che potete vedere questo volume che è entrato fino a questi livelli, che più o meno è il livello in cui ci troviamo. Però quando è salito qua sopra, potete vedere che il volume è molto basso. Questo è un punto di forza per me, perché significa che non ci sono quindi questi back holders, quindi quando cercherà di salire non ci sarà nessuno a tirarmi in giù, perché in pratica qua in mezzo sono riusciti quasi tutti a uscire e quindi diciamo non ci sono più short sellers, o almeno ce ne sono pochi. Quindi questo è un mio buon setting dove posso rischiare. Il rischio è lo stop loss qua e il sopra, sapete, è molto alto. Per adesso ho messo il mio primo take profit a 55, 0,55, ma davvero non so da qua in poi che tipo di movimento farà, visto che comunque ho più giorni per vedere. Andiamo a vedere insieme cosa farà. Andiamo a vedere il prossimo crypto. Sì, qua c'è un po' di scarabocchio per le analisi che ho fatto. In pratica, le analisi che vado a fare sono quasi sempre uguali. Vado sempre a vedere prima il volume. No volume, no party. Senza volume non c'è movimento e non si fa nulla. Quindi andiamo a vedere un attimo come si sta comportando. Sopra, come su Doji, non abbiamo niente. Possiamo vedere un po' di resistenza su questi livelli. Comunque, andiamo a vedere un attimo. Questa linea bianca è la mia resistenza più forte che c'è, è il mio pivot più forte che c'è. E infatti qua penso che se tocca questo livello, penso di togliere quasi tutte le mie posizioni. Qua non farò metà a metà, ma penso che se scende oltre questo livello, per me diventa troppo sfavorevole. Sì, questa analisi che ho fatto qua in mezzo è l'applicazione dell'Elliott Wave. Se non sapete cos'è, è un po' complicato da capire, ma secondo me questo è l'inizio del third wave. Potrei sbagliare il counting, quindi voi fate il vostro tipo di analisi, fate le vostre decisioni, non seguitemi così a caso. Perché dovrebbe essere 1, 2, 3, 4, 5. E qua in mezzo, possiamo vedere 1, 2, qua forse è ancora un correction, quindi poi non lo so, 3, 4, 5. E l'altro più grande, quindi è sempre 1, 2, sarebbe 3, 4, 5, tipo. Cioè, sì, ora sto facendo un po' il disegno a caso. Ve lo metto in verde. Ovvio, qua ora le stime sono abbastanza brutte perché non so quanto salirà. Infatti, il mio primo take profit è 0,04
e comunque andremo a vedere. Cioè, nel senso, questo 3 potrebbe arrivare anche così. Non so se mi sono spiegato, cioè potrebbe fare una cosa così. Ok? E quindi di conseguenza il 3 diventa così e il 5 arriva così. Ovvio, se non conoscete le Elliott Wave è un po' complicato capirlo. Comunque, a parte quello, per me è bullish. L'importante è quello. Un altro coin che sto guardando molto da vicino, molto attentamente, è Swipe. Ci troviamo in questa situazione. L'analisi sono abbastanza simili. Cioè abbiamo questo rug pull, si chiama rug pull. In pratica ha distrutto tutta la parte bullish. Infatti possiamo vedere che c'è un continuation in questa maniera, basso, cioè arriva qua in basso e poi anche qua cerca di fare lower lows. È per quello che non sono ancora entrato in long, perché voglio avere un po' di conferme. Se qua riesce a fare un po' di movimenti un po' più in alto, ad esempio qua scende e poi fa così, scende e cerca di fare più highs in questa maniera, potrebbe essere un play. Ma lo sto guardando da vicino perché non mi sembra malissimo, ma non è per me il play da fare adesso. Comunque vi avevo detto che era un weekly play, ma potrebbe diventare anche un po' lungo e andare come gli altri play vecchi, andare un po' più a long term. Queste sono le mie analisi. Oggi era domenica e mi volevo riposare, ma vi avevo promesso che sarei stato più presente e sto cercando di mettere almeno un video per giorno. Se sono un po' down, perdonatemi, ma sono stanco anch'io. Vabbè, ci vediamo col prossimo video.